Abbiamo finito, avrei sul palco di nuovo i cinque protagonisti, Antonio Blasco Bonito, Stefano Trumpi, Gianfranco Capriz, Luciano Lenzini, Marco Sommani, per una foto e un saluto. Prego. Ho capito. Così abbiamo anche aiutato i fotografi a fare il loro lavoro e ci abbiamo il selfie, no, per i prossimi 30 anni. Tu al centro ovviamente, prego Marco. Prego, io non ci voglio stare invece, perfetto, a voi. Per me questo è un punto chiave. L'Italia deve essere all'avanguardia, è il secondo impegno che prendiamo. Non ci accontentiamo di aver ridotto la disoccupazione ai minimi degli ultimi 4 anni, ancora non basta, ma il futuro dell'occupazione è nella rete. Allora, terzo e ultimo punto, benissimo le infrastrutture, la principale infrastruttura è la banda larga. Stiamo veramente in presenza di una rivoluzione. La vera novità è che l'Italia questa rivoluzione la vuole vivere e non subire, perché questa è una sfida che non ha un colore politico, questa è la sfida di tutta Italia. Anche per questo è incomprensibile la polemica e le contestazioni di quest'oggi. Qui ci sono tutte famiglie, giovani normali che si sono rotti le scatole di festeggiare. Ma cosa si festeggia? Renzi ha paura ed è bene che ce l'abbia. Ma voi dovete parlare dei motivi per cui la gente scende in piazza. Ci sono persone che lavorano da... Sei stato caricato? C'è stata una carica? Sono state 3 cariche e ce ne saranno altre 50 se non ci fanno entrare, perché non è giusto che delle famiglie normali siano state escluse da una festa. La decisione è stata fatta, è stata presa su Alfio Marchini. Direi che la concentrazione delle opzioni moderate su Marchini è cosa fatta. Avevamo immaginato che la candidatura di Bertolaso, con tutta la buona volontà, non potesse portare i risultati sperati, e quindi adesso con Bertolaso che si è messo a disposizione e con la disponibilità anche di Francesco Storace, c'è una candidatura a Marchini sulla quale Forza Italia converge e che mi sembra che possa essere assolutamente competitiva. La confluenza di Forza Italia sulla candidatura di Alfio Marchini mi convince ancora di più della bontà della scelta di candidarmi, perché dimostra qualcosa che ho sempre temuto, e cioè Berlusconi a Roma non vuole vincere. Evidentemente c'è alla base un patto con Renzi, è l'unica cosa che giustifica una scelta così folle. Noi invece di accordi con Renzi non ne facciamo, e quindi le forze in campo sono abbastanza chiare. Chi a Roma vuole vincere e chi vuole che a vincere sia la sinistra. I romani sceglieranno da che parte stare, ci vediamo alle Ma non lo giudico, nel senso che non mi interesso di queste cose. Io mi occupo di Roma, dei problemi di Roma e non dei problemi del centrodestra, tutto Quindi qua. non teme Marchini. Ma non temo nessuno. Presidente,